Finisce 2-1 all'Orogel Stadium di Dino Manuzzi di Cesena a favore dei padroni di casa contro una Pro che nel secondo tempo non ha giocato come avrebbero sperato i tifosi delle bianche casacche. Negli ultimi 5 minuti ha provato un risveglio, forse tardivo, la rete della speranza di Mattia Mustacchio e la beffa finale con l'espulsione di Pigliacelli, arrivato in area, a fronte di un calcio d'angolo, l'ultima speranza, battuto da Carlo Mammarella, e il fischio finale di Manganiello, dell'arbitro Manganiello, con qualche parola che forse è uscita dalla bocca di Super Mirko. E quindi contro il Trapani dovrà giocare Melgrati, a cui noi facciamo tutti i migliori in bocca al lupo. Siamo con i nostri opinionisti, tifosi della Pro, per commentare questa partita e il finale di stagione della Pro. È stata una buona prima mezz'ora in cui abbiamo anche avuto tre palle gol, ma non siamo riusciti a buttarla dentro. Invece poi al secondo tempo siamo proprio scomparsi dal campo. Peccato, Cesena è forte, però al secondo tempo siamo stati praticamente inesistenti. È vero, nel secondo tempo, così come si diceva in apertura di questo corner, la Pro non ha giocato come avrebbero sperato tutti gli innamorati. Ercole. Beh, che dire, confermo quanto ha detto prima lui. Però, vabbè, la Provercelli direi che ha ritrovato, io adesso mi fermo al primo tempo, un Marchi che difende e che sa portare sull'azione. Non abbiamo purtroppo finalizzato quelle due o tre occasioni che abbiamo avuto, poi nel secondo tempo è riapparso, mi sembra, un calo anche fisico. È chiaro che il secondo gol ci ha tagliato le gambe, forse un fatto più psicologico in questo momento. Certo che il Cesena era anche una delle squadre peggiori da incontrare in questo momento, però credo che la Provercelli, se ritroverà lo spirito del primo tempo, forse con incontri con squadre impegnate per salvarsi e con queste con squadre diciamo un pochettino più titolate, posso ancora riuscire a cercare di star fuori, a mio avviso, dalla zona spareggi. Perché se entriamo nella zona spareggi con la Salernitana, ad esempio, consentitemelo, io purtroppo devo dire che dagli arbitraggi che ho visto, non quello di oggi, per carità, ma soprattutto quelli che abbiamo visto recentemente, noi difficilmente ne usciremo fuori, ma credo comunque che la Provercelli, se riproporrà, date anche certe assenze che c'erano, e non ci saranno questi cali nella ripresa improvvisi che io non mi aspettavo più. C'erano prima, erano scomparsi nelle ultime due partite, adesso sono riapparsi. Io ho fiducia. Continuiamo ad avere fiducia, certamente. Ricordiamo, giocheremo con il Trapani sabato in casa e poi il venerdì successivo a Perugia per chiudere poi l'ultimo turno col Cagliari, sempre in serale. Il Cesena, lo ricordiamo, era reduce dalla sconfitta proprio contro il Trapani di Serse Cosmi ed era richiamato al riscatto proprio per riuscire a conservare una posizione nell'area playoff utile per accedere agli spareggi al fine di arrivare in Serie A. Massimo, dunque una Pro che esce sconfitta, una sconfitta certo che era anche potenzialmente preventivabile, noi si sperava di portare, ero molto fiducioso personalmente io, ma nel secondo tempo davvero non ci siamo stati. E adesso con il Trapani. Sì, non ci siamo stati nel secondo tempo, certo non era questa la partita in cui fare i punti salvezza. Peccato perché abbiamo avuto la partita in mano per 30-35 minuti e non abbiamo sfruttato la cosa. Col Trapani per me sarà durissima, è la seconda più difficile dopo quella di stasera. Sono più fiducioso con Perugia e Cagliari di fare quei 4 punti che ci possono salvare. Grazie Massimo. Dunque, dicevamo di un secondo tempo non particolarmente brillante da parte dei ragazzi di Foscarini. Mentre per la prima mezz'ora di gara la Pro ha giocato veramente un bel calcio e purtroppo però non è riuscita a sbloccare il risultato a proprio favore. La disposizione tattica della ripresa è stata cambiata da Foscarini con l'ingresso di Mustacchio, con il cambio anche con uno stanco Budel. Ora è evidente che bisogna raccogliere tutte le energie fisiche e mentali, conta soprattutto la testa in questa fase finale di campionato e allora noi davvero speriamo che la testa possa essere l'arma vincente per la Pro in queste tre ultime partite, perché nel secondo tempo, risottolineiamo, tranne gli ultimi 5 minuti per l'assalto finale, la Pro davvero non ha fatto vedere un gran calcio.
pur con tutti i meriti per un Cesena costruito per vincere il campionato. Sì, d'accordo. Purtroppo io questo calo fisico purtroppo l'ho notato già da qualche tempo a questa parte. Tolta la partita di Como, che vabbè, lì è stata proprio una partita completamente sbagliata, abbiamo preso un punto per grazia ricevuta, però noi dobbiamo tenere conto di dover essere sempre al top per i nostri 11 effettivi, quindi già la mancanza sabato prossimo di Pigliacelli è già una brutta tegola, e avere una condizione fisica che non ti permetta di giocare la mezz'oretta come abbiamo fatto stasera, pur su un campo difficilissimo, perché se poi tu giochi quella mezz'oretta, hai quelle due o tre palle gol come hanno detto i nostri ospiti giustamente, ma non la metti dentro, è logico che poi alla lunga le squadre che hanno un tasso tecnico superiore, giocatori più forti eccetera eccetera, alla lunga vincono le partite. Sicuramente questo trittico di partite che adesso ci rimane non è sicuramente delle più facili. Il Perugia forse sarà una squadra che sarà tagliata fuori sia dei play-out che dei play-off, quindi forse la giocheremo un pochettino più, però dobbiamo sempre sperare che gli altri ci lasciano fuori dei punti e che e chi sta dietro di noi non vinca, è così, però non può essere sempre facile, insomma. Restiamo comunque fiduciosi e concludiamo con il nostro consueto Forza Pro, Forza Pro, Forza Pro, Forza Pro, Forza Pro. Ce la facciamo.